Gare clandestine con i ciclomotori, denunciati due minorenni nella Marca trevigiana. Organizzavano eventi con decine di ragazzini in gara con motorini truccati. Intervento notturno per il soccorso alpino della Valcellina. 34enne non rientra da un'escursione, il padre lancia l'allarme. Recuperato alle 3 di questa notte. Molestie e violenze sessuali nel luogo di lavoro, una donna su tre almeno una volta nella vita ne è vittima. Per Legacoop Friuli Venezia Giulia, sebbene in aumento, il fenomeno è ancora molto sommerso, serve più consapevolezza. Nasce così un progetto per sviluppare buone pratiche e lavorare per la prevenzione. Giro d'Italia 2023, per la prima volta Caorle ospiterà la gara ciclistica. La città del litorale veneziano sarà il traguardo della 17ª tappa. Questi i titoli del telegiornale del Nord-Est, ben ritrovati con l'informazione di Telepordenone in diretta dai nostri studi. Abbiamo sentito le notizie principali della giornata, ma abbiamo anche un'ultima ora perché nel pomeriggio c'è stato un altro mortale in A4 tra San Stino di Livenza e Pradi Pozzo. Un'auto è finita sotto un camion, il bilancio è di un morto, vi daremo aggiornamenti nel corso del telegiornale. Parleremo anche di siccità perché nella Marca si sono registrate perdite ingenti di soia e mais. Per Condifesa dal 2023 servono nuovi indennizi per danni catastrofali. E per quanto riguarda insomma il nostro telegiornale, attendiamo ospiti in studio, parleremo di sanità ma anche di sport e daremo tante altre notizie. Ma partiamo subito con la cronaca: gare clandestine con i ciclomotori, denunciati due minorenni nella Marca trevigiana. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di apertura. Gare di velocità con i ciclomotori senza alcuna autorizzazione e con la messa in atto di condotte rigorosamente vietate dal codice della strada. È quanto hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Castelfranco, che hanno denunciato all'autorità giudiziaria due minori, un 14enne e un 15enne, ritenuti i presunti organizzatori. Le indagini, coordinate dal Tribunale dei Minori di Venezia, sono iniziate lo scorso mese di settembre con l'intervento dei militari nella zona industriale di Riese Pio X, dopo la segnalazione di un cittadino. In quell'occasione sono stati sorpresi una trentina di giovani provenienti dalle province di Treviso, Vicenza, Venezia e Padova, alcuni dei quali alla vista delle forze dell'ordine si sono allontanati, altri invece sono stati bloccati e hanno riferito ai carabinieri che si trovavano sul posto per un raduno di scooter modificati, un appuntamento reclamizzato sui social network. Grazie all'intervento del 112 è stato impedito lo svolgimento di un'ulteriore gara programmata per domenica scorsa, 16 ottobre, preservando quindi l'incolumità dei partecipanti. I profili social sono stati chiusi dagli stessi indagati che, una volta identificati, hanno spontaneamente collaborato con gli inquirenti. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Portogruaro con varie fratture al volto l'uomo che ieri pomeriggio è caduto da un'altezza di oltre 5 metri a San Michele al Tagliamento. Il ferito, 54 anni, residente del posto, era intento a eseguire un intervento di natura elettrica sul tetto della clinica veterinaria di via Bazzana quando è precipitato al suolo. Soccorso dal 118 e da un'ambulanza dalla Tisana è stato subito condotto nel nosocomio della città dell'Emene. L'incidente è al vaglio dello Spisal. Intervento notturno per il soccorso alpino della Valcellina. Un 34enne non era rientrato da un'escursione, il padre aveva lanciato l'allarme, recuperato alle 3:30 di questa notte. Sentiamo. Il soccorso alpino dalla stazione della Valcellina insieme alle squadre del Veneto è intervenuto questa notte nelle montagne di Cimolais per recuperare un escursionista di 34 anni residente in provincia di Treviso. Il giovane era uscito in mattinata e non aveva fatto ritorno. A dare l'allarme il padre, che aveva sentito il figlio attraverso un SMS che alle 13:30 lo collocava tra Rifugio Padova e il confine con il Friuli. Da qui il 34enne avrebbe imboccato altri sentieri per proseguire verso Forcella Montanaia fino al bivacco
Bacco Perugini e quindi risalire a Forcella Giumelle per poi riscendere a Rifugio Padova. Non avendo sue notizie, il padre ha allertato i soccorsi poco dopo la mezzanotte. Subito si sono recate sul posto le squadre del soccorso alpino della Valcellina che con l'aiuto dei carabinieri hanno rintracciato l'ultima cella telefonica agganciata dal telefono dell'escursionista, ovvero quella di Pozzale di Cadore, che secondo le informazioni dei colleghi del Veneto si aggancia dalla zona di Forcella Montanaia. A quel punto si sono attivate sia le squadre di terra del Veneto che quelle del Friuli per perlustrare a piedi i due versanti della Forcella e nel contempo è arrivato l'elicottero del Trentino Alto Adige abilitato al volo notturno per una perlustrazione a partire dal Rifugio Padova. L'escursionista è stato ritrovato dalle squadre dei soccorritori sul versante friulano al bivacco Perugini intorno alle 3:30 di notte ed è rientrato a piedi insieme a loro verso Rifugio Pordenone e quindi a Cimolais, dove è stato consegnato al padre. Sul posto, al campo base in valle, anche i vigili del fuoco di Pordenone. Il soccorso alpino è stato impegnato anche tra le 14:30 e le 15:30 di oggi in un'operazione di soccorso in quota sul Monte Mangart. È qui che due escursionisti, un uomo e una donna sulla sessantina di nazionalità slovena, hanno chiesto aiuto tramite il soccorso alpino sloveno che ha attivato i colleghi in territorio italiano trovandosi in difficoltà a quota 2450 metri per terreno ghiacciato. La Sores ha attivato la stazione di cave del Predil del soccorso alpino, la Guardia di Finanza e l'elicottero a disposizione nella base di Campoformido con equipaggio leggero. Al campo base di Fusine Laghi era già pronto un tecnico di elisoccorso che è stato imbarcato insieme ad un altro soccorritore e portato in quota. I due sloveni si trovavano all'inizio della grande cengia esposta sotto la quale c'è un salto di diverse centinaia di metri dove hanno incontrato il terreno ghiacciato che avrebbe potuto farli scivolare essendo loro senza ramponi. Non è noto se i due avessero seguito in salita lo stesso percorso e quindi fossero riusciti a superare quel tratto senza problemi al mattino. E i due presente ciononostante è considerato che la presenza di una scivolata in quel punto che sarebbe potuta essere fatale hanno allertato i soccorsi per evitare rischi. I due sono stati prelevati uno ad uno in due rotazioni dopo aver vericellato sul posto entrambi i tecnici che li hanno imbragati e portati a bordo illesi. Parliamo di siccità perché nella Marca sono state registrate perdite ingenti di soia e mais per Condifesa dal 2023 nuovi indennizzi per danni catastrofali. Sentiamo. La siccità presenta il conto agli imprenditori agricoli della Marca Trevigiana e si prefigura pesante, specie per chi non ha irrigato, con perdite tra il 20 e il 30%. Il mais si semina per lo più nel mese di aprile, in quel periodo c'era ancora un residuo di umidità nel terreno, poi però è mancata la pioggia per tutta l'estate. Anche con irrigazioni di soccorso la produzione ha raggiunto dei livelli piuttosto bassi, ha reso noto oggi Condifesa Treviso Belluno. La soia è stata seminata verso maggio-giugno e quindi con terreni già in forte carenza idrica generando grosse fallanze e difficoltà già in fase di emergenza. Il perdurare della siccità ha determinato poi danni gravissimi tanto che in alcune situazioni non si è proceduto alla trebbiatura perché il prodotto era molto scarso arrivando a perdite dal 70 al 100%. Da gennaio 2023, spiega Valerio Nadal, presidente di Condifesa, verrà attivato un fondo mutualistico nazionale che andrà a risarcire i danni catastrofali, pertanto saranno inseriti quelli da gelate e anche da siccità. I finanziamenti arrivano dalla politica agricola comunitaria. Siamo, dice Nadal, ancora in fase sperimentale. Si andrà a indennizzare un danno d'area o di comprensorio. Vogliamo integrare questo nuovo strumento con dei sistemi assicurativi e nel nostro caso, come Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia, anche con strumenti mutualistici. Controlli della Polizia di Stato al Parco Moretti ed in autostazione a Udine nel corso del pomeriggio e della sera di ieri sono state controllate e identificate complessivamente 242 persone, 71 delle quali erano al Parco Moretti e controllati 62 veicoli, rintracciati anche due clandestini che hanno richiesto protezione internazionale e denunciata l'autorità giudiziaria una cittadina italiana sanzionata anche per ubriachezza e
per resistenza a pubblico ufficiale. L'attività di controllo era finalizzata a reprimere il fenomeno del consumo e spaccio di stupefacenti, nonché a monitorare l'eventuale presenza di cittadini stranieri in stato di clandestinità. Sanità pubblica in Friuli Venezia Giulia in affanno, la regione crea le condizioni per l'arricchimento delle strutture private, sono le parole dell'esponente del Partito Democratico Renzo Liva, che chiede perché in Veneto riescono a puntare sulla sanità pubblica nonostante le difficoltà. Sentiamo le sue parole. Basta andare in qualunque ambulatorio, ma anche parlare al bar con amici e familiari della sanità e ci si accorgerà che il malcontento è forte, è in crescita e questo malcontento, espresso, non espresso, talvolta, come dire, c'è rassegnazione, ma c'è la sensazione del fatto che oggi il servizio sanitario pubblico sia scaduto e che per avere le risposte sanitarie, visite specialistiche, si debba ricorrere al privato. Al privato si fa subito, c'è un piccolo inghippo, costa, non costa poco e le famiglie devono sborsare centinaia di euro per accedervi. È una scelta obbligata dopo il Covid, è proprio, come dire, una conseguenza inevitabile della crisi? Beh, certamente quello che abbiamo alle spalle è pesante, certamente i ritardi ci sono e sono inevitabili, ma come rispondere a quei ritardi? Beh, questa è una scelta politica. Ad esempio nel Veneto oggi sul giornale viene riportata una vicenda di un direttore generale di un'azienda sanitaria a noi vicina, in cui dice, lo si può leggere sul quotidiano con delle frasi molto, molto chiare, che la sua scelta è stata rafforzare il sistema pubblico per non far scappare i medici, per non depauperarlo professionalmente e per affrontare dunque le liste d'attesa rafforzando il pubblico e non cercando la scorciatoia costosa sulle tasche dei cittadini e delle famiglie della risposta privata. Anche in Friuli Venezia Giulia il governatore, il presidente della regione è della Lega e si chiama Fedriga e qui l'assessore si chiama Riccardi, che pare aver fatto una scelta che va in direzione opposta, anzi ha, come dire, in qualche modo certificato che la risposta per diminuire e dare risposta e diminuire, come dire, le code che si sono formate rispetto alla prestazione è proprio quello di rafforzare la risposta privata, l'intervento del privato convenzionato. Il risultato non è soddisfacente, assistiamo a una fuga di risorse professionali, a uno stato di sempre di maggior stanchezza degli operatori pubblici e una disaffezione, una rassegnazione quasi dei cittadini, degli utenti, un po' rassegnati e un po' preoccupati, un po' che protestano e un po' che chinano la testa. Le nostre aziende sanitarie chiuderanno i bilanci in attivo. Beh, questo sì è un dato soddisfacente. Spendiamo invece in altre maniere i soldi pubblici, che sulla sanità abbiamo i privati. Siamo in compagnia del primo ospite di questa sera, Pietro Tropeano, Presidente del Consiglio Comunale a Pordenone. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi come sempre e un saluto alle amiche e agli amici che ci seguono numerosi da casa. A Pordenone vi state preparando per porte aperte in Consiglio Comunale, per l'occasione avete preparato una nuova brochure che presenterete a breve, di che cosa si tratta? Sì, grazie Tania. Sì, come avevo accennato le scorse volte, noi ci teniamo che il nostro palazzo comunale, il nostro bel palazzo comunale, con tutto quello che ha, con tutta la storia, con tutte le vicende che ha vissuto, sia conosciuto a tutti, sia
sia uno strumento veramente di identitario della nostra città. Per questo motivo, come Presidenza del Consiglio, ho incaricato Angelo Crosato, l'ex conservatore del nostro Museo Civico, di elaborare un piccolo volumetto, una sintesi sulla storia del Palazzo Comunale. E lui ha preparato veramente un bel lavoro. Io ho avuto modo, e proprio in questi giorni, proprio oggi o domani verrà stampato per dare poi la possibilità in conferenza stampa giovedì di illustrarlo, dove c'è la storia del palazzo. La storia del palazzo fatta naturalmente con tanti aneddoti, con tante situazioni belle, con tanti personaggi. È quello che io ho sempre sostenuto da Presidente del Consiglio Comunale, che attraverso la storia del palazzo noi riusciamo a rivivere in fondo la storia della nostra città, sin da quando il palazzo ha iniziato ad essere tale, con la loggia che gli è stata sempre vicina. Dal 1291-92 il palazzo ha visto tutte le situazioni belle e brutte della nostra città, ed è giusto che il palazzo venga conosciuto sia come vicende, sia come personaggio e sia anche come architettura, perché no, ha subito tantissime trasformazioni fino ai giorni nostri. Questo probabilmente non è ben conosciuto, e questo volumetto ce le riporta tutte in modo esauriente. Quindi un grazie a Angelo Crosato, che ha voluto regalarci questa bellissima guida, che verrà illustrata in conferenza stampa proprio giovedì alle 11:30 in sala Missinato del Comune di Pordenone. E a proposito, insomma, di ripercorrere le fasi, la storia, insomma, della nostra città, del comune di Pordenone, avete pensato, insomma, di portare le foto proprio di Aldo Missinato. Sì, anche questo è un altro evento che ci riporta un po' una bella Pordenone degli anni 50, Pordenone degli anni 60. Aldo Missinato, un personaggio storico di Pordenone che ha fatto la storia dei fotoreporter di Pordenone. Abbiamo ricavato queste foto di una grande mostra che abbiamo fatto alcuni anni fa al Museo Civico, e li abbiamo esposte in ospedale, perché l'ospedale deve diventare proprio un luogo anche dove riviviamo la storia della nostra città. Queste foto sono presenti sia nei corridoi degli hospital, sia nel reparto di osservazione breve intensiva, e anche adesso, da ieri, anche nella hall d'ingresso. Quindi uno entra in ospedale e si vede subito queste bellissime foto di Missinato che fotografano la città. Le presentiamo al pubblico, le presentiamo a tutti con una piccola, chiamiamola, presentazione, che avverrà venerdì alle 17:30 proprio nella hall d'ingresso dell'ospedale. Uno spazio aperto, naturalmente bisogna entrare con mascherina. Siete tutti invitati, perché credo che questo ci riporti un po' una Pordenone molto bella, delle foto bellissime scattate in tutti gli angoli della città, che vanno appunto dalle manifestazioni di fabbrica, ai primi giorni di scuola, a quelle che sono le cose belle della città, fino agli eventi catastrofici come le alluvioni e il terremoto. Quindi veramente Aldo Missinato, un artefice della storia di quel tempo, della storia vissuta di quegli anni, e quindi è giusto che la città gli renda merito. Grazie allora a Pietro Tropeano per essere stato con noi, e insomma mi auguro che molte persone coglieranno l'occasione per ripercorrere la storia della città. Grazie, la mostra naturalmente è visitabile per quanto possibile con l'organizzazione dell'ospedale in questi spazi, e comunque un saluto naturalmente come sempre alle amiche e agli amici che ci seguono. Grazie a Pietro Tropeano. Una donna su tre almeno una volta nella vita è stata vittima di violenza fisica o verbale a sfondo sessuale nel luogo di lavoro. Per Legacoop FVG in aumento il fenomeno, soprattutto tra le giovani donne, ed è ancora molto sommerso, serve quindi più consapevolezza. Da questo nasce un progetto per sviluppare buone pratiche da seguire nei luoghi di lavoro per evitare che si verifichino questi episodi sgradevoli. Stando al report del 2018 pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una donna su tre subisce violenza fisica, mentale o sessuale nel corso della propria vita lavorativa. Un dato che viene rispecchiato anche in Italia, dove secondo gli ultimi dati Istat sono 1.404.000 le donne che tra i 15 e i 65 anni almeno una volta nella vita hanno subito ricatti o molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
numeri che sono comunque sottostimati, considerato che quando una donna si trova ad essere vittima di gesti inappropriati, messaggi a sfondo sessuale o abusi, nell'80% dei casi non ne parla con nessuno tra i colleghi e tantomeno denuncia il fatto alle forze dell'ordine. Le motivazioni per cui molte lavoratrici non se la sentono di smascherare la violenza o il ricatto subito riguardano la considerata scarsa gravità dell'episodio e la mancanza di fiducia nel sistema di giustizia che senza evidenti prove non può agire a loro favore. È proprio da questo che nasce il progetto di LegaCoop Friuli Venezia Giulia, ideato con l'INAIL regionale, chiamato Buone pratiche per l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei fenomeni di violenza e molestia sui luoghi di lavoro. L'obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza delle cooperative associate sui fenomeni delle violenze e molestie negli ambienti professionali attraverso un'azione di sensibilizzazione, informazione e di promozione di buone prassi. LegaCoop ha confermato che il fenomeno è ancora molto sommerso, sebbene dai dati del loro osservatorio emerga un aumento degli episodi di molestie soprattutto per le giovani e come, nella maggior parte dei casi, i responsabili siano persone esterne all'ambiente di lavoro, quindi per esempio clienti o fornitori. Per questo motivo, ha dichiarato l'associazione, è fondamentale analizzare il fenomeno per capire come creare le condizioni lavorative corrette affinché questi episodi non si verifichino. In quest'ottica, dal mese di giugno è attivo il centralino di LegaCoop, raggiungibile anche via email, che fornisce le prime informazioni per le attività di prevenzione. Dalla sua attivazione sono oltre una trentina i contatti ricevuti dalle cooperative associate, principalmente sulle modalità di adesione e attuazione del progetto, a dimostrazione di un evidente interesse verso queste tematiche. In queste settimane, ha informato l'associazione, si stanno somministrando i questionari anonimi ai soggetti individuati dalle cooperative per rilevare il grado di consapevolezza rispetto al tema delle molestie e per analizzare la percezione rispetto alle misure che un'azienda ha messo o può mettere in pratica sul fronte della prevenzione. Una volta terminata la raccolta dei dati, questi verranno elaborati per realizzare delle linee guida e delle buone pratiche da seguire, per poi concludere con un monitoraggio finale a verifica di quanto queste siano servite alla riduzione del fenomeno. Vediamo un aggiornamento sul mortale che si è verificato nel pomeriggio in autostrada A4, un'auto è finita sotto un camion, il bilancio è di un morto, il sinistro è avvenuto poco dopo le 17 nel tratto a due corsie tra San Sino di Livenza e Portogruaro in località Pradipozzo, sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso da Treviso. A perdere la vita il conducente di una BMW bianca che ha tamponato un mezzo pesante che stava trasportando della legna. Nulla da fare per il guidatore, al lavoro i vigili del fuoco che con cesoie e divaricatori hanno estratto la persona affidandola ai sanitari, inevitabili le ripercussioni al traffico con code e rallentamenti fino all'allacciamento. Con la A28 i rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia stradale. E qui con noi adesso Vanni Zandonà, portavoce del gruppo civico Idee in Comune Cittadini di Fontana Fredda. Grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi dell'ospitalità come sempre e buonasera ai telespettatori. Lei è qui per presentare un convegno su case ATER e case PEP, è un convegno aperto, insomma avrete diversi ospiti per fare chiarezza su determinate norme, dico bene? Assolutamente sì, dice benissimo, questo convegno è frutto di un lunghissimo lavoro di studio, dell'espressione da parte della comunità di Fontana Fredda che, come sappiamo, ha un PEP notevole nel quartiere satellite di Villa Dolte, realizzato alla fine degli anni 70, e dall'esigenza di approfondire un tema con autorevolezza, un tema complesso che negli ultimi anni non ha purtroppo ricevuto sufficiente informazione da parte delle amministrazioni pubbliche e che trova molto spesso titubanze anche nei funzionari e incertezze da parte dei professionisti che se ne devono occupare, come possono essere notai per esempio nell'acquisto e nella compravendita. Tecnicamente l'argomento è la circolazione degli immobili di edilizia popolare residenziale. Di fatto è cosa significa acquistare, possedere case ATER e PEP, svincolarle per esempio dal prezzo massimo di cessione o trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà.
È un tema veramente complesso. Noi ci siamo avvalsi in questi anni come gruppo civico per l'interlocuzione con la nostra amministrazione comunale, che sta cercando di affrontare, di dipanare la questione, di due consulenti di livello nazionale che interverranno nel convegno, che è questo venerdì, ore 20, presso la sala consigliare del municipio, Vigonovo di Fontanafredda. Sono il dottor Roberto Ferrazza, che è un notaio in Roma, che ha seguito le vicende del Comune di Roma, in cui lì ci sono stati oltre 5.000 ricorsi al Tribunale per le vicende degli svincoli Ater e Pep, e il dottor Antonelli, notaio in Formia, ha scritto due libri per l'editoriale scientifica, proprio monografie, dedicate alle procedure per lo svincolo e le trasformazioni dell'edilizia Pep. Sono due persone autorevolissime, oltretutto il dottor Antonelli è docente al Ministero degli Interni per i segretari comunali, quindi pensiamo che persone più autorevoli di queste non ce ne siano. Si sono offerti di partecipare a questo convegno per incontrare le persone e rispondere alle tante domande che derivano dalle incertezze, purtroppo, che la legge negli anni ha generato. È un tema che ormai va verso i 40 anni, a partire dal 2019 la legge ormai a livello nazionale è intervenuta 4 volte, purtroppo non chiarendo la questione. Diversi comuni hanno addirittura sospeso le procedure e stiamo parlando di una questione scottante, perché si parla del diritto di vendita e di possesso della propria casa. Quindi noi crediamo che a un certo punto serva fare chiarezza e serva anche con franchezza parlare alle persone. Nel merito della questione, per noi il tema più importante è quello degli svincoli, delle convenzioni PEP in proprietà. È un tema che risale alla legge originaria del 62 e alla legge di riferimento del 71, quindi capite che queste date sono quasi mezzo secolo fa. E per il fatto che alcune convenzioni hanno una scadenza, altre non hanno scadenza, ci sono dei diritti acquisiti e anche il diritto di avere la propria casa gratuitamente in alcuni casi per i cittadini che si trovano in queste situazioni. Molti non lo sanno e troppo spesso le procedure burocratiche danno per scontato che la gente purtroppo debba sempre pagare, e può anche non essere così. Altre volte bisogna, altre volte può essere anche non necessario, rispettando ovviamente i diritti e i doveri di cittadini e pubbliche amministrazioni. È insomma arrivato il momento di fare un po' di chiarezza sul merito. Sì. Bene, grazie allora a Vanni Zandonà per essere stato con noi e insomma l'aspettiamo quando vuole qui nei nostri studi. Grazie, gentile. Grazie a lei. Continua l'attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia Locale di Monfalcone, controllati 287 velocipedi e irrogate 24 sanzioni. I controlli sono stati effettuati nella mattinata di venerdì 14 ottobre con un dispositivo di sicurezza attivato dalle 5.30 della mattina, sottoposti a controllo 287 velocipedi, 20 violazioni sono state riscontrate in merito al mancato uso delle prescritte luci sulle biciclette e 2 sanzioni sono state irrogate per non aver indossato le bretelle rinfrangenti quando si utilizzano i monopattini elettrici e 2 per circolazione contro mano. I controlli della polizia locale sono mirati alla sicurezza dei conducenti e contestualmente hanno lo scopo di tutelare anche gli automobilisti, perché in caso di collisione con un velocipede che magari sta violando una norma del codice della strada, il conducente dell'autovettura rischia lunghe sospensioni della patente di guida. Il costante presidio delle strade e delle piste ciclabili monfalconesi viene effettuato anche per sensibilizzare i ciclisti e i conducenti di monopattini sul tema della sicurezza e della visibilità e per informarli sui pericoli in cui si incorre circolando in mancanza di luce o contromano o in zone in cui vige il divieto di transito. Noi ci fermiamo un istante per un piccolo break pubblicitario, poi torniamo qui con tutte le altre notizie dal telegiornale del Nord-Est. Non andate via. Ben ritrovati ai nostri telespettatori, proseguiamo dunque con le notizie del telegiornale di oggi. La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 300.000 euro per il bonus psicologo destinato a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, coprirà il 90% delle spese per 5 colloqui con uno specialista. Vediamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio.
Il bonus psicologo denota un'attenzione preventiva da parte dell'amministrazione regionale nell'aiutare gli studenti a fronteggiare situazioni di disagio o di malessere psicofisico manifestate durante e dopo la pandemia. I dati relativi al 2022 sono incoraggianti e dimostrano come la consapevolezza sull'utilità e l'importanza di questi percorsi sia aumentata notevolmente. Uno strumento di accompagnamento legato al diritto allo studio che va ad affiancarsi agli ordinari servizi sanitari e sociali. Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore all'istruzione Alessia Rosoleng nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati inerenti al bonus psicologo studenti Friuli Venezia Giulia. Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Friuli Venezia Giulia, è attuato tramite l'azione coordinata di Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Associazione Regionale per il Diritto allo Studio e Ordine Regionale degli Psicologi. Il bando copre per il 90% le spese di 5 colloqui con uno psicologo specialista accreditato, scelto dal richiedente dall'elenco presente sul sito dell'ARDIS. Complessivamente sono stati stanziati 300.000 euro per un totale di 1.333 bonus. Le domande finora pervenute sono 702, ha riferito l'assessore. Di queste il 46% provengono dal territorio dell'ex provincia di Udine, il 22% da Trieste, il 19% da Pordenone e il 13% da Gorizia. Ne restano altre 631 da poter accogliere e c'è tempo ancora fino al 30 novembre per presentarle, accedendo all'indirizzo web www.ardis.it. Questa iniziativa proseguirà anche nel 2023 e verrà estesa anche a coloro che seguono percorsi di istruzione e formazione professionale. Presenti all'incontro anche Valentina Segato e Patrizia Pavetti, in rappresentanza dell'Ordine Regionale degli Psicologi e dell'ARDIS, e la direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, Daniela Beltrame. Siamo adesso in compagnia di Rossella Zava dell'associazione Taracos, grazie per essere qui con noi questa sera, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti e agli amici lì da casa che ci stanno seguendo. Questa sera sono qui, sono tornata per presentarvi altri appuntamenti della rassegna Riflessere, una rassegna che dal 23 di settembre è iniziata e ci accompagnerà fino al 17 di dicembre. Il programma per questa settimana prevede il 20 di ottobre, giovedì questo, avremo come ospite l'imprenditore Pietro Zerbin che ci presenterà una barretta al cacao molto particolare, nominata Al di Bon. Una barretta che ha vinto l'Oscar Green 2021 Friuli Venezia Giulia. Ma cosa di speciale questa barretta e soprattutto come nasce? Anzitutto nasce dalla sinergia e dall'aiuto di molte aziende del territorio del Friuli Venezia Giulia e anche sostenuta dal marchio Io sono Friuli Venezia Giulia e dal circuito Friuli Venezia Giulia. Ha una barretta che è stata una produzione a chilometro zero che rispetta l'ambiente. Interessante è capire il suo processo di produzione, ma anche la scelta del packaging. Dove ci troverete? Ci troverete questa volta a Fiume Veneto, presso la Casa dello Studente, alle ore 20:30. Per l'occasione ci sarà anche una degustazione della barretta. Quindi vedremo, assaggeremo questa prelibatezza. Il 21 di ottobre, venerdì, invece avremo Francesco Gesualdi, allievo di Don Milano e della scuola Barbiana. Ci parlerà di nuovi modelli di sviluppo sociale ed economico. Inoltre parleremo anche di scuola e di sfide che il mondo adesso ci sta interrogando e certo, dobbiamo dare delle risposte. Quindi sarà un incontro molto interessante anche questo. Ricordo che Francesco Gesualdi, oltre ad essere un saggista, anche oggi coordina il Centro Nuovo Modello di Sviluppo di Vecchiano, è un centro di documentazione a livello internazionale che si occupa di squilibri sociali ed ambientali.
Ci troveremo invece questa volta al Teatro Gozzi di Pasiano alle ore 20:45. L'ultimo appuntamento sarà invece domenica 23 ottobre con una ballerina, Alessandra Cortesia, in arte Lexi, la quale sarà intervistata da Stefano Carbone dell'Ambito Vivo, e ci porterà una testimonianza molto importante, la sua storia con il bullismo. È stata vittima di bullismo, ma ha trovato un grande riscatto con la danza, in particolare con la breakdance. Lei è una campionessa olimpionica. In mezzo, diciamo, all'intervista troveremo anche degli spezzoni della sua crew, la Street Warriors Crew, dove appunto balleranno e faranno una grandissima esibizione freestyle da vedere. L'incontro è a pagamento con un contributo di 5 euro. E, l'incontro sarà a Previs Domini alle 17:30, quindi nel pomeriggio ci spostiamo in una fascia diversa. Quindi ricapitolando insomma i temi che andrete a trattare questa settimana: impresa sostenibile con l'appuntamento di giovedì, e nuovi modelli di sviluppo economico con l'appuntamento di venerdì, e poi l'appuntamento di domenica appunto sul tema del bullismo. Un'ultima domanda prima di lasciarla andare: che riscontro avete avuto dal territorio per quanto riguarda questi eventi? Molto molto soddisfacente, anzi grazie a tutte le persone che ci stanno seguendo, perché ci sono tanti tanti incontri. È un festival itinerante, ci spostiamo, andiamo veramente in tanti comuni che ci hanno sostenuto, oltre alla regione ovviamente, e anche tante realtà, quindi un grazie a tutti e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Grazie a Rossella Zava dell'associazione Taracos per essere stata con noi. Faremo insomma poi a termine di questa rassegna un punto sul bilancio di come è andata. Grazie per essere stata con noi. A lei. Quest'oggi il personale della Questura di Udine ha notificato al titolare di un ristorante nel centro città, un cittadino afghano, la sospensione della sua attività per 30 giorni. Gli agenti, durante un controllo effettuato nelle sere del 13 e del 16 ottobre, hanno identificato diversi avventori con pregiudizi di polizia, riscontrando irregolarità anche nel merito della sicurezza degli ambienti di lavoro e nelle certificazioni sulla formazione dei dipendenti. Il gestore è stato notificato del provvedimento di immediata sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 30 giorni a tutela della moralità, del buon costume e della salute e la sicurezza dei cittadini. Pordenone Sorprendimi prende il via, sentiamo di che cosa si tratta nel prossimo servizio. Credo che ci sia un attimo un problema con questo servizio, quindi parliamo del Giro d'Italia 2020. Ah no, eccolo qua, ce l'abbiamo, adesso chiedo alla regia di metterlo in onda. Prende il via Pordenone Sorprendimi, il nuovo creativo e sorprendente concorso fotografico per immortalare Pordenone e le sue bellezze. Se hai tra i 15 e i 30 anni, sei di Pordenone provincia e ami fotografare, partecipa al concorso, diventa protagonista della mostra in Galleria Bertoglia e vinci premi in palio. Sono diversi i motivi che mi hanno spinto a promuovere questo concorso. Il primo ovviamente è quello di coinvolgere i giovani attivamente nella vita artistica e culturale della città. Lo stiamo facendo attraverso tante iniziative, questa è una. E il secondo motivo, allo stesso tempo, i giovani diventano ambasciatori del nostro Pordenone, ambasciatori quasi turistici. E terzo motivo, hanno la possibilità di esporre le loro foto assieme a un grandissimo della fotografia, Elio Terwitt. Ed infine, facendo così, rafforziamo anche le mostre che noi facciamo, cioè questa iniziativa diventa un'iniziativa di supporto alla mostra principale di Elliot Erwitt, e così riusciamo a coinvolgere la città nelle iniziative espositive. Siamo in compagnia dell'assessore Walter De Bortoli, assessore al comune di Pordenone, che ringrazio per essere qui con noi questa sera. Buonasera cara Tania. E a Pordenone c'è stato un motoraduno di vespe, che non sono l'insetto ma ovviamente la celebre motorino. Come è andata in città?
Dato molto bene, Tania, motorino lo lasciamo da parte, che è un'offesa per la Vespa che ha una tradizione molto più antica, ma lei probabilmente è giovane per sapere, per conoscere queste cose, ma le conoscerà nel futuro. Dopo il Covid si è ripreso questa passione di valorizzare un marchio italiano che è la Piaggio, che fa in pratica la Vespa, questo strumento di movimento dato e creato già per i nostri nonni, che oggi noi lo ereditiamo, ed è rimane un marchio italiano, che è una cosa molto molto importante, che inorgoglisce. 374 Vespe a Pordenone, con 16 regioni e 5 nazioni che hanno partecipato a questa manifestazione, li abbiamo portati sabato a vedere la nostra pedemontana, e poi invece domenica siamo andati a Cultura di Polcenigo, un posto bellissimo, per poi chiudere con un grande rinfresco nei nostri prati. E devo dire la verità, la gente, quelli che sono venuti anche dalle 5 nazioni partecipanti, sono rimasti praticamente molto soddisfatti del tragitto, del percorso, ma soprattutto della organizzazione di questa Vespa, che è partita da Ponte de Modeva in pratica, dunque molto significativo, da Pordenone, e la domenica mattina alle 10.30. E il presidente chianese Marco e anche il direttore sportivo Querin Marco hanno fatto un bellissimo lavoro con un staff di volontariato straordinario. Abbiamo avuto anche una Bugatti del 1926, una macchina straordinaria, ruote del passato naturalmente, di Ralph Battiston e di Alessandra Pussagno, che abbiamo guardato bene questa macchina, pensi, nel 1926 già faceva 200 all'ora, è una cosa impensabile, ma l'abbiamo avuta proprio in questa occasione come apripista di questa passeggiata delle Vespe. Ancora una volta Pordenone ricettiva, ancora una volta Pordenone che hanno alloggiato praticamente nella nostra città e ci hanno fatto i complimenti, perché è una città molto rimodernata, molto, molto bella, molto pulita, e anche con un'attività di cordialità sul territorio di Corso Vittorio Emanuele della Garibaldi, ma in tutta Pordenone generalmente c'è questo grande spirito di accoglienza. Certo. È stata una bellissima manifestazione. Per quanto riguarda invece l'altro suo assessorato, che è quello dello sport, so che state lavorando un'iniziativa per la prossima settimana. Lo sport, diciamo che c'è una fiducia futura sullo sport, perché vediamo che anche la Regione ha previsto alcuni provvedimenti per quanto riguarda questo gap delle spese di bollettazione, anche perché lo sport, ci sono anche coloro che offrono strutture private che la bollettazione dell'energia elettrica e anche della parte del riscaldamento è molto incisiva, incide moltissimo nelle spese. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto a fare dei provvedimenti in pratica per aiutare questi nostri appassionati, questi nostri imprenditori dello sport sul lato privato, perché per quanto riguarda invece le strutture pubbliche, il Comune di Pordenone, per scelta, e penso anche una scelta ottima, e si accolla praticamente tutte le spese gestionali, anche perché c'è un volontariato che gestisce impianti sportivi molto importanti e per cui li mette a disposizione. È nata anche con il 26 di settembre, con l'idea del nostro sindaco Alessandro Ciriani, di far andare i bambini che avevano le scuole chiuse per le lezioni di lunedì negli impianti sportivi, ha scaturito già i primi risvolti positivi, perché le scuole adiacenti a un impianto sportivo, i genitori hanno detto: perché dopo il doposcuola i bimbi non potrebbero andare nell'impianto sportivo, fare un'oretta di sport e poi passeranno i genitori, i nonni, a riprenderli. È stata accolta questa iniziativa da parte del Torre Basket in via Peruzza, e c'è un primo incontro, e naturalmente con l'accordo del collega l'assessore Parigi Alberto, che è il collega che cura l'istruzione, certo, e io che curo la parte sportiva, abbiamo delegato la direttrice Maraston Flavia di sondare le due entità, sia la scuola di via Peruzza, che è una scuola elementare, sia la palestra di via Peruzza, che è un'ottima palestra di basket, di vedere se si riesce, con le dovute certezze, fare un protocollo d'intesa per poter fare questa bellissima iniziativa. Cioè, il bimbo la mattina va a scuola, pomeriggio fa il dopo scuola, prosegue nella palestra adiacente, sempre seguito da istruttori
prima da insegnanti e poi da istruttori molto capaci, per poi essere riconsegnato ai genitori che lo vanno a prendere un'ora, un'ora e mezza più tardi. E dunque conclude la sua giornata facendo i compiti nel doposcuola, giocando con i propri colleghi, i propri coetanei nella palestra e tornare a casa felice. Quello che diciamo sempre, no? La famiglia, la scuola e lo sport, certo, concludono la giornata di un bambino. Speriamo che si possa trovare questa soluzione, che si possa avere un accordo, un protocollo, e poi lo estenderemo anche nelle altre palestre o scuole che vorranno fare questa, avere questa iniziativa, e che ne abbiamo veramente tanto. È un servizio in più che diamo alle famiglie di Pordenone, e dunque sono molto contento di questo. Avremo modo di parlarne ancora, grazie sì, intanto grazie. A Walter De Bortoli. Grazie per a lei con noi. E grazie ai telespettatori che mi hanno ascoltato, grazie mille. Abbiamo un aggiornamento su un altro incidente in autostrada che è avvenuto nel pomeriggio. Si tratta questa volta dell'A28 tra Villotta e Azzano Decimo in direzione Conegliano. Si è verificato un tamponamento tra due vetture. A bordo dell'auto era presente una coppia. Il marito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale in condizioni serie, e ferita anche la moglie. Sul posto presenti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale, personale autostradale. Parliamo del Giro d'Italia 2023. Per la prima volta la città di Caorle ospiterà una tappa. Sentiamo il servizio. Per la prima volta la città di Caorle ospiterà l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia, la più importante gara ciclistica italiana e tra le più ambite al mondo. A Milano, al Teatro Lirico Giorgio Gaber, ieri sera è arrivata l'ufficialità dopo la presentazione del 106esimo giro, alla quale ha partecipato anche il sindaco della località marinara Marco Sarto in rappresentanza del comune. La località balneare ospiterà l'arrivo della 17esima tappa che mercoledì 24 maggio 2023 condurrà la carovana del Giro da Pergine Valsugana in Trentino verso Bassano del Grappa nel Vicentino e poi Castelfranco Veneto, Silea, Jesolo, Eraclea, Donaverde, Valle Altanea, Porto Santa Margherita, prima dell'arrivo che sarà ubicato in strada a Traghette, proprio a Caorle. Una tappa di 202 km adatta ai velocisti, che dunque all'arrivo saprà emozionare il folto pubblico che attenderà i ciclisti. Caorle si conferma ancora una volta città dello sport, ha detto il sindaco Marco Sarto. Siamo orgogliosi di poter ospitare l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia, manifestazione sportiva tra le più importanti. Questo evento rappresenta per la città un'occasione unica in termini di visibilità sia tra gli appassionati di ciclismo che tra il grande pubblico nazionale e internazionale, che osserverà i ciclisti darsi battaglia per superare per primi il traguardo della tappa. E ci ha raggiunto in studio come ogni martedì Giorgio Zanin, segretario del Partito Democratico in Friuli Occidentale. Grazie per essere qui con noi questa sera. Buonasera Tania, buonasera ai telespettatori, ben ritrovati. Parliamo di efficientamento energetico, so che è insomma un tema a lei caro. Dal punto di vista diciamo politico, la regione ha stanziato dei fondi per aiutare le famiglie che vorranno insomma rendere le proprie abitazioni più green, possiamo dire, cercando di mitigare il costo degli impianti fotovoltaici. A livello diciamo delle amministrazioni locali, secondo lei com'è la situazione? Beh, guardi, intanto grazie del fatto che si può parlare, e grazie ovviamente anche all'amministrazione regionale che ha stanziato, come già è successo quasi regolarmente negli anni passati e anche nelle amministrazioni precedenti, nella nostra regione c'è una tradizione sana di sostegno alle famiglie perché ci siano degli investimenti. Io per primo ricordo ancora gli investimenti fatti nello scorso decennio, anzi due decenni fa, ancora quando si cominciava un po' a fare per esempio per gli impianti termici piuttosto che per gli impianti ovviamente di approvvigionamento energetico con il fotovoltaico. Io penso che questi provvedimenti siano veramente un banco di prova. Guardi, 100 milioni messi lì non sono una sfida tanto per o di novità delle politiche della regione, sono un tema di sfida per i nostri amministratori locali, che io veramente non capisco come mai in questi decenni oramai non abbiano approfittato di questi piani, questi sviluppi e questi indirizzi, per esempio per garantire
sopra tutti i tetti delle nostre scuole locali, scuole primarie, scuole secondarie, le vecchie scuole medie di primo grado, e io invito dunque i cittadini a fare un giro per le proprie realtà comunali, guardare sui tetti e domandarsi: come mai qui non c'è il fotovoltaico? Credo che questo sia un sano senso civico che ci dovrebbe portare tutti a bussare alle porte dei nostri sindaci, di qualunque colore essi siano, perché guardate, questo efficientamento energetico non ha colore, ha solamente un uso del cervello, dell'intelligenza, perché è evidente, tanto più che tutto quello che viene, per esempio, con gli aspetti solari, ha un uso diurno. E cosa meglio delle nostre scuole? Io chiedo a voi, telespettatori, cosa meglio delle scuole potrebbe e dovrebbe funzionare con l'energia che viene dai pannelli fotovoltaici? Dunque, prendo questo stimolo di un provvedimento, come dire, tra gli altri, importante. Sappiamo già che ne esistono a livello nazionale, il super bonus, i bonus di ristrutturazione, 65%, 50%, tutto quello, cessione del credito, tutto quello che è già stato fatto da colori diversi politici. Il vero problema è: riusciamo noi cittadini ancora una volta a prendere, come dire, l'iniziativa di bussare alla porta dei nostri sindaci per chiedere che questi valori di efficientamento abbiano una ricaduta rapida e cospicua nelle nostre realtà qui locali? Ecco, credo che questa sia una sfida che mi permetto di lanciare per una politica alla portata dei cittadini. È una cosa che possiamo fare anche noi, chiedere ai nostri amministratori, di qualunque colore siano, di fare una cosa giusta, tanto più se è per i nostri figli, perché le scuole poi dopo sono frequentate dai nostri figli. Le chiedo, prima di lasciarla andare, visto che comunque insomma di efficientamento energetico se ne parla tanto, visto il periodo storico, visti i rincari legati all'energia, secondo lei si poteva intervenire prima? Perché sembra sempre che insomma quando già esiste il problema si intervenga per cercare di risolverlo, quando in questo senso si poteva forse prevenire. Beh, diciamolo chiaro, l'Italia ha fatto nei decenni passati già dei passi consistenti in questa direzione. Certo, il problema della trasformazione delle risorse da un punto di vista sostenibile è una delle agende fondamentali e, ripeto, il vero tema: si poteva intervenire prima, soprattutto sostenendo anche lo sviluppo di una mentalità rinnovata, coprendo quegli spazi che sono anche da un punto di vista simbolico formativi, educativi per le nuove generazioni. Perdonatemi, faccio un ragionamento molto semplice, ma i nostri ragazzi che frequentano le scuole, se capiscono e vedono, i ragazzi di oggi sono ovviamente gli adulti di domani, se capiscono e vedono che verso il loro spazio, il loro luogo di formazione, ci sono interessi per sviluppare e adeguare le tecnologie e sviluppare e implementare l'efficientamento energetico, poi diventa questo spazio, queste scuole, il volano di una formazione implicita, di un'educazione implicita a risparmiare, a efficientare, a rendere migliori gli spazi anche pubblici. Dunque, credo che ne avremmo dovuto beneficiare, questo sì, già da tempo. Lo dico perché, per esempio, sono molti gli amministratori locali che hanno privilegiato, non me ne vogliono gli automobilisti se li prendo di mira, non sono loro, ma sono in questo caso le scelte di priorità che sono state fatte a livello locale, per esempio spendendo una quantità molto consistente di denaro per le rotonde, che certamente possono in alcuni casi essere, diciamo, necessarie per migliorare lo svolgimento del traffico, mentre magari non sono stati portati ad efficienza, che avrebbero potuto permettere anche dei risparmi, strutture pubbliche come appunto le scuole. Dunque, alla sua domanda, Tania, molto precisa: si poteva fare prima? Sì, risposta sì, si è fatto già, e adesso francamente, se io fossi un amministratore locale in queste condizioni, con i servizi sociali che saranno, immagino, nelle prossime settimane bersagliate dalla richiesta di aiuto per pagare le bollette, ecco, io penso che sarebbe necessario fare, come dire, col drone una supervisione dei tetti e portare un aiuto
perché la gente si muova, attivare ovviamente con un servizio anche di sostegno, di aiuto, perché la gente sfrutti questi incentivi e porti ad efficientamento le proprie abitazioni locali. Credo che non ci sarebbe niente di male aiutare i cittadini a fare la loro parte in questa lotta anche al contrasto per il cambiamento climatico. E visto che stanziamo del denaro, beh, aiutiamo anche i cittadini, quelli che spesso non sono capaci di pensare da soli, di organizzarsi, e sono molti per via dell'età, della conoscenza delle questioni tecniche, che si spaventano, non sanno come fare le domande, e invece ci sarebbero tutte le opportunità proprio perché queste persone, che sono spesso più deboli delle altre, arrivino ad ottenere questi benefici di cui si gioverebbero loro e le loro famiglie e le generazioni che verranno. Perché certo, dobbiamo anche riconoscere che più facciamo oggi, più sarà concesso in vantaggio permanente per quelli che verranno dopo. Grazie allora a Giorgio Zanin per il suo contributo di questa sera. Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E parliamo di sport, perché il Pordenone Calcio ha perso in casa del Mantova per 2-1 nel posticipo di ieri sera. Sentiamo quindi il commento post match del mister Di Carlo. Mister, non possiamo non partire dalle emozioni che ho provato nel pre-partita e durante la gara. Beh, sicuramente l'avevo già detto, ero emozionato e sinceramente mi è piaciuto magari l'accoglienza del pubblico di Mantova, tra gli ultras e tutta la tribuna in questo caso qua, quindi li ringrazio perché mi hanno fatto tornare un po' indietro di tanti anni ed è stato giusto così. Adesso io li ringrazio tutti, chiaramente, però bisogna fare i complimenti a Mantova perché poi hanno preso 3 punti e noi andiamo a casa con 0 punti. Vittoria meritata quella del Mantova secondo lei? Ma è una vittoria dove l'hanno ottenuta attraverso qualche duello individuale vinto. Nel gioco noi siamo stati un po' lenti, abbiamo fatto tanti cross, però non siamo mai riusciti a trovare la giusta stoccata, si può dire, per far gol. Poi quando siamo riusciti, il portiere ha fatto qualche parata importante. Penso che Mantova alla fine, dai nostri errori e dalla loro bravura, hanno vinto una partita. Complimenti al Mantova, noi dobbiamo fare molto meglio se vogliamo portare a casa punti. Secondo lei, mister, cosa c'è ancora da migliorare? Cosa si può ancora migliorare? Parlo per noi? Certo. C'è tanto da migliorare, tanto le prestazioni, la velocità di gioco, cioè di essere più incisivi soprattutto quando si gioca a calcio, perché noi siamo stati forse un po' troppo lenti nel girare la palla, nonostante che avessimo comunque giocatori di grande qualità. L'abbiamo fatto sempre con un tempo di più, mentre il Mantova è stato bravissimo a difendersi, andare su aggressivo sui difensori nostri, sulle seconde palle sono stati più svegli di noi, la velocità che avevano finalmente quando ripartivano era una velocità importante. È chiaro che per vincere la partita si bisogna che noi facciamo qualche errore, il Mantova non lo fa, noi per far capire che alla fine Zammarini poteva avere l'occasione del 2-2, però oggi la partita doveva andare così, quindi noi ci prendiamo questa sconfitta che può solo farci crescere in questo momento qua, e complimenti a Mantova perché comunque fino alla fine non ha mollato e negli episodi gli è andata bene. Ci fermiamo qui, anche per oggi è tutto con il telegiornale del Nord-Est, appuntamento come sempre domani alle 19 qui su Telepordenone. Grazie per averci seguiti e vi auguro un buon proseguimento di serata. Da ARPA Friuli Venezia Giulia, vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni. Un promontorio anticiclonico di matrice africana insiste sull'Italia mantenendo condizioni di stabilità atmosferica anche sulla regione. Tra mercoledì e giovedì affluirà temporaneamente aria più secca da est nei bassi strati, mentre sabato mattina passerà un veloce fronte atlantico. Andiamo nel dettaglio. Mercoledì 19, cielo sereno poco nuvoloso con la possibilità di foschie e qualche locale nebbia di prima mattina su bassa pianura e fascia lagunare. Dalla sera su costa e zone orientali entrerà borino con aria più secca nei bassi strati.
Le temperature, le minime sulla pianura tra 11 e 14, sulla costa tra 15 e 18 gradi. Le massime sulla pianura tra 24 e 26, sulla costa tra 22 e 25 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri, 14 a 2000 metri, 9 gradi. Giovedì 20. Cielo da poco nuvoloso a variabile, specie nella seconda parte della giornata e sulla zona montana. Sulla costa di notte e di mattina soffierà borino. Le temperature, le minime sulla pianura tra 12 e 14, sulla costa tra 15 e 18 gradi. Le massime sulla pianura tra 22 e 24, sulla costa tra 20 e 22 gradi. Temperature medie alla libera atmosfera a 1000 metri 11, a 2000 metri 7 gradi. Grazie, a domani!